L'omaggio alla camera ardente delle istituzioni, della politica, poi l'ultimo saluto nel pomeriggio per i funerali. Ci sarà Giorgio Napolitano dopo le parole durissime pronunciate prima di partire per Londra, dove giovedì non ha partecipato alla cena con gli atleti azzurri perché mancava l'animo di festeggiare. Tutto quello che aveva da dire il presidente Napolitano lo aveva detto nella nota scritta appena ricevuta la notizia della morte del consigliere giuridico del Colle, stroncato da un infarto a 65 anni. Era lì la sua amarezza per quelle insinuazioni ingiuriose, per questi due ultimi mesi passati sulla graticola per l'affer Mancino, che lasciano il segno, dicono al Colle. Un mastino vigile ricorda chi lo conosceva bene, attento dai tempi in cui era PM a Roma fino all'alto commissariato per la lotta alla mafia, al suo rapporto stretto con Falcone, alla lotta contro il terrorismo delle BR e alle leggi antipersonam. Eppure, più che tutto questo, in questi mesi di D'Ambrosio si sono ricordate le telefonate con Nicola Mancino, intercettate dai magistrati di Palermo nell'ambito dell'inchiesta sulla trattativa tra Stato e mafia. Una stranezza della sorte la sua morte in questo momento, una stranezza che fa pensare molti, ma il referto dei medici parla di cause naturali e la procura di Roma accantona subito l'ipotesi di un'autopsia. Nessun giallo, Loris D'Ambrosio è morto per un infarto. Tonia Cartolano, Sky TG24.